Dice Canestri Traditional, ciao a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi l'avevo predetto in un precedente video, farò un video con prodotti più economici per il collega, per un mio caro collega, che gli faccio sempre una testa così sulla rasatura tradizionale, però appunto mi ha tirato le orecchie perché probabilmente doveva verificare giustamente tutti i costi dei vari setup per farsi un'idea di magari se acquistare o meno, non lo so, lo saprà lui, e dice giustamente alcuni sono troppo cari, io non ho intenzione di, legittimo, ci mancherebbe, però come ti ho detto, io in questo bagno ho prodotti di fascia bassa, quindi da supermercato anche, poi a salire, ma quella è una mia, è un mio hobby, un mio interesse, approfondire, avere l'articolo anche diverso di un certo tipo, ma ognuno fa, diciamo, il suo percorso. Nessuno ci fortunatamente ci obbliga a seguire una strada piuttosto che l'altra. Quindi oggi questo video è dedicato a te che appunto mi chiedi, voglio anch'io proseguire però con prodotti più economici. Bene, ne faccio vedere alcuni in questo caso, ma ce ne sono tanti altri. Quindi il mercato è molto ampio e vasto. Libera scelta, a prescindere dalla fragranza, dalla marca, funziona tutto. Dobbiamo farci la barba e la facciamo con tutto, sicuramente. Poi il discorso poi si amplifica, si amplia, ma ripeto, non è che tutti siamo obbligati a scegliere una strada. Ognuno scelga la sua, la più consona, per il suo portafoglio, per il suo gusto, per la sua mira di dover investire X o no. Quindi mi raccomando, sempre massima libertà. Non ci fa nulla, cioè non ci rende migliori utilizzare un prodotto da tale prezzo, da tale costo. Rimaniamo sempre coi piedi per terra, siamo esseri umani che si tolgono una barba. Quindi nulla di stratosferico, nulla di persona migliore o peggiore, ognuno fa il suo percorso. Parto dal pennello. Il pennello mi permetto di darti un consiglio, ma anche qua scegli la tua strada. Omega in setola di maiale, un pennello che costa praticamente poco. Questo è l'Omega 48, come ben noterai rispetto a quello nella scatolina di ProRaso, che dovrebbe essere un Omega 49, lo distingui anche sia dall'altezza del ciuffo, ma da questo O-ring in come si dice, porca miseria, vabbè, un O-ring simil plastica sarà, si differenzia appunto la lunghezza del ciuffo. Io credo che, come ho già detto, l'Omega 48, seppur economico, vedi, con questa setola lunga, a mio avviso è parecchio scomodo per l'utilizzo su se stessi, perché in effetti il barbiere lo tiene in questo modo e infilandogli le dita dentro va appunto a fare tutto il suo massaggio verso il cliente che si fa sbarbare. L'Omega invece 49, appunto, che troverai ovunque nella confezione della ProRaso, ha il ciuffo più corto, ben rodato, un pennello che regala soddisfazioni, cioè diventa morbido ed è versatile da utilizzare con tutte le tipologie di saponi, dalle creme ai saponi duri, ai saponi di pasta morbida, semimorbida, insomma, tutto quello che vuoi. Fa il suo lavoro e costa poco. Crema utilizzerò, ecco, anche qua un altro esempio di come io vado a finire appunto i prodotti. Questa è una vescica della Vitos alla menta, mentolato quindi, con 6 euro hai mezzo chilo di sapone. Vai avanti, se non fai come me la testa quotidianamente, vai avanti, boh, 2 anni, ipotizzo. Alla menta, se non ti piacesse la menta, c'ho anche quella al tabacco. Di questa ne finì già un'altra, questa è la riserva, non mi faccio mancare nulla. Quindi, tu mi dirai, come mi hai già detto, che preferisci usare anche un prebarba? Bene, io un prebarba ce l'ho e anche questo è quasi alla frutta e abbiamo, anzi ho
la confezione, quella da barbiere. Però guarda, ora se dico bah, è tutto semi vuoto perché utilizzo tutto. Molto buona la 3P, mi piace parecchio, sia come puoi usarla come pre-barba, anche post rasatura per ammorbidire e rinfrescare la pelle dopo la tua rasatura. Ovviamente questo è il formato familiare, quindi quello professionale da barbiere, ma esiste il formato comune piccolino, eh? Quindi adesso lasciate perdere me che io, essendo grosso, voglio tutte cose grosse, è la mia deformazione. Dopo barba puoi utilizzare tutto quello che ti pare e piace, dall'acquavelva, che ne so, a varie tipologie di aftershave che non ci spendi chissà quali cifre. E io oggi gli abbino un Menden, che anche questo è un prodotto che, diciamo, dalla fragranza sempre fresca, non so se si trovi tanto, però un altro prodotto economico che mi garba parecchio. Rasoio, qui si apre un'autostrada. Tanti ti possono dire, anch'io confermo, che ne so, l'Edwin Jagger D89, il Mueller 89, Wilkinson Classic, no, non mi piace e non lo consiglio perché non è così, secondo me, agevole, non, ma poi non mi piace. Preferisco, boh, tipo consigliarti un Impero, un Italico, insomma, un rasoio, comunque, questo è un manico in acciaio che ti rimane magari per sempre, ma questo è un, diciamo, è un mio gusto. Armato con una rapira, Swedish Super Stylus, Super Steel, scusa. Anche qua la lametta è soggettiva, te ne regalate svariate, saprai qual è quella più consona per le tue esigenze. Io l'ho armato con questa. Basta. Mi aiuto con una ciotola dove vado a mettere un po' di questo magico Vitos, se no il Vitos piace parecchio. Allora, ti faccio vedere quanto. Stop. Non so se rendo l'idea, ma basta, avanza. Non bastasse, si aggiunge. Puoi direttamente anche mettere nel ciuffo umido. Io questo solitamente, quando lo utilizzo, lo premonto in ciotola. Mi do questo aiuto qua, perché è una crema, sì, ma bella spessa, quindi bella corposa, quindi secondo me necessita di un premontaggio in ciotola, però come sempre bisogna fare come meglio si crede, come meglio si è abituati. Prima di fare ciò, in tuo onore metterò il prebarba, che è una cosa che non utilizzo spessissimo. Diatriba, serve, non serve, non lo so, non lo so, non sono di certo io a doverlo dire. Una mano te la dà e male non fa, fa pure rima, quindi perché no? Se uno si vuole preparare la pelle, perché no? Tanto non è che ci sposta tanto un prebarba a livello di spesa. Se non ne metti un quintale, che mi fai andare tutta la ciotolina, ma voilà, mentre la barba della 3P agisce, vado appunto adesso a premontare Vitos in ciotola. Acqua poca per volta, perché non deve diventare un bagnomaria, sennò tra acqua e aria non ci insaponiamo bene. Piano piano, qualche goccia di acqua calda, senza esagerare. Bisogna regolarsi un po' in questa cosa qua.
però viene da sé man mano facendo esperienza. Qua abbiamo fatto tutti, quanti errori facevo all'inizio, magari li faccio ancora, non me ne rendo manco conto, però diciamo che credo di aver trovato la giusta dimensione dopo svariati errori. Ecco, adesso in questo caso quando è così qualche gocciolina d'acqua, perché poi alla fine il reale montaggio a me interessa farlo in viso, non in ciotolo. Qua mi aiuto solo appunto a sciogliere e stemperare un attimino il sapone affinché vedi che non sborda, non esce acqua, non esce schiumetta, con la schiumetta non ce ne facciamo nulla. Ecco, cerco di spiegarmi come meglio posso, anche se non è facile. Bene, quando è così, sono pronto per andare a montare in viso. Ecco. Nel movimento rotatorio per barba possibilmente lo fai agire magari un pochettino di più. Io adesso sto facendo un video, chiaramente accelero tutte le operazioni, non è che posso intrattenervi troppo perché è noioso. Poi queste sono cose viste, straviste, riviste, dette da 800 milioni di persone, quindi diventa poi una solfa parecchio noiosa sempre da sentire le solite cose. Però io giustamente mi sento di accontentare nella tua richiesta una sbarbata con prodotti più economici e accolta la richiesta. Poi vedo che tu ci metti interesse e passione, quindi so che non è un video che va a vuoto, insomma, lo seguirai e farai poi tu le tue valutazioni. Ecco. Vado ad aggiungere adesso qualche goccia d'acqua. Come ti dicevo, il pennello, vedi, questo è più gestibile rispetto all'altro con la setola più lunga. Questo me lo gestisco io, non devo gestirlo su terzi, come quello, come l'Omega 48, che secondo me è proprio apposito per gestirlo su terzi. Ancora qualche goccia d'acqua. Ecco, vedi l'acqua man mano. Bisogna metterne subito mezzo litro all'inizio. È un po' come il sale nella pasta. Non bisogna esagerare perché sennò poi non correggi più il piatto, ma piuttosto stare un pelo indietro. Al massimo lo si aggiunge ancora. In cottura ancora puoi aggiustare. Qua è la stessa cosa. Acqua poco per volta. Allora, io vedi, direi che il montaggio è ultimato. Basta. E procedo alla rasatura. Poi alla fine. Alla fine, prodotti, non prodotti, controprodotti, alla fine è raderci, il fine è raderci, ci radiamo con tutto. Mi dicevi perché ogni tanto tiro, ma se tiri la pelle meglio, faciliti la rasatura, sicuramente.
cerca sempre di capire il tuo verso del pelo, che direzione va, ti faciliti il taglio, la fase di taglio del pelo, non di taglio della pelle. La guardia chiusa, l'ho detto, se non l'ho detto lo ripeto, o lo dico adesso. Ok, primo step, come vedi, mi sono dato una bella pulita, sento un senso di freschezza appunto dato sia dal prebarba che dal sapone appunto mentolato, che se ti stufa c'è anche ad esempio quello al tabacco, quello tabacco anche qua l'aftershave, chiaramente sempre in dimensioni grandi perché come al solito io le cose le faccio in grande. No, probabilmente, adesso la sua parte di scherzi. Il barattolone, ad esempio 3P, probabilmente c'era qualche convenienza a prenderlo grosso, con qualche scontistica piuttosto che piccolino, quindi ci sono tutte scelte fatte a ottimizzare gli acquisti. Tanto se poi uno lo utilizza di routine, di default, va. Fuori, lo fai fuori, avete visto, io lo utilizzo pochissimo eppure è già verso il fondo. Quindi vedi che non è necessario spendere tanto, quella è una scelta. Non è che se ti spendi poco non ti radi o ti radi male, no, assolutamente. Però sono scelte personali. Dove trovare Vitos? Ti anticipo magari un'ipotetica domanda, si trova in rete, si trova tutto. €500, 6 euro. Voglio dire, prezzi molto abbordabili. Ok, vado all'ultimo step, raccogliendo ancora qualcosina. Hai visto quel quantitativo? È bastato e avanzerà, è sicuro. Eppure sono tre passaggi che faccio i canonici, non lesino.
anche qua faccio questa operazione qua come sempre ormai. Buon sapone, mi piace molto. Quelli di fascia economica. È uno dei miei preferiti in assoluto. Il rasoio lavora benissimo. Lama compresa. E io vado a cercare sempre il pelo nell'uovo. Ottimo! Allora, come ti è sembrata la rasatura economica? Ci siamo sbarbati lo stesso. Siamo presentabili comunque, senza svenarci il portafoglio. E questo è il risultato. Quindi, conclusione qual è? Ognuno faccia la sua strada. Non c'è una strada giusta o sbagliata, ognuno ha la sua, sono tutte giuste. Questo è il piacere della rasatura tradizionale. Ognuno si sceglie gli strumenti, ognuno si sceglie le fragranze, i vari brand. È un percorso personale, è giusto che ognuno lo faccia secondo propria coscienza, secondo propria possibilità, secondo, ripeto, che non è un fattore fondamentale. Voglio investire o non voglio investire? Ha senso o non ha senso? Sarai tu a valutare. Per me ha senso, ma per me è un hobby che chiamo anche passione, perché anche quando ho smesso di fare video, io qua ho mai smesso, e mai mi pentirò, perché per me è ormai una routine, un piacere che è diventato essenziale. A me fa star bene. Quindi finché una cosa mi fa star bene e non nuoce, ben venga. Per me sono soldi ben spesi. Se mi danno soddisfazione, sono soldi ben spesi. Ottimo. Troppe chiacchiere, come al solito. Vado a splashare con il Mennen, così facciamo anche un tuffo nel passato. Questa fragranza talcata, fresca, che a me piace tanto. Sempre abbondare, per quanto mi riguarda. Ecco perché finisco i prodotti, perché li uso sempre e abbondo. Voilà. Ottimo, rasatura terminata, vediamo se c'è qualche cosa ancora da. Come ti dicevo, fine rasatura, siccome l'alcol disidrata, no, asciuga,
Metterlo anche post rasatura non fa male, ti ammorbidisci la pelle, la idrati. Quindi pre e post va più che bene. Ottimo, io vi saluto con i protagonisti Vitos, Alamenta e Mennen. Vi auguro buona serata e ci vediamo alla prossima. Sempre fieri e sbarbati, eh? Sempre. Ciao.